I ragazzi sono stati bravi a fare quello che bisognava fare per poter giocare alla pari contro una squadra straordinariamente forte. Quindi bravi i ragazzi nel mettere in pratica quelle che erano le mie idee per affrontare questa partita. Rimaniamo coi piedi per terra e prepariamoci per quello che sarà uno scontro difficile e molto importante per noi. È chiaro, oggi dobbiamo essere contenti ed è giusto essere contenti fino a domani. Da domani dobbiamo iniziare a pensare al massimo alla partita contro la Vibonese. Il secondo gol è un gol di ottima fattura, fatto da giocatori che hanno qualità e che quindi devono metterla al servizio della squadra. E quindi chi deve recuperare palla ha recuperato palla, chi deve fare passaggi importanti fa passaggi importanti, chi deve fare gol ha fatto gol. Quindi questa è una grandissima soddisfazione per il lavoro che io e il mio staff facciamo quotidianamente con il massimo che possiamo dell'attenzione e con l'impegno più totale. Ma io ho trovato una squadra che era un po' aveva perso un po' di quella che era l'autostima e quindi io prima ancora di mettere sul piatto le mie idee di calcio ho voluto cercare di recuperare mentalmente tutti i giocatori facendoli sentire importanti e determinanti per questa causa. Dopodiché c'è stato sicuramente qualche accorgimento tattico, qualche lavoro sul campo che sta dando frutti, ma ripeto, la strada è lunga. Io sono molto pratico in quello che è questo lavoro e conosco, perché ahimè è tanto che sono in questo giochino infernale e quindi so che l'insidia più grossa sarà sabato perché il mio dovere sarà quello di spegnere ogni entusiasmo da che inizieremo ad allenarci. Attaccherò la classifica all'interno dello spogliatoio, in modo tale che si rendano conto che dobbiamo ancora fare tanto.